Unanimità per la mozione riguardante la tutela degli azionisti e risparmiatori di Banca Marche, ma anche per la promozione di una banca del territorio. Ecco, il PD appunto ha votato a favore, perché? Abbiamo votato favorevolmente perché era una mozione molto importante, andava migliorato come abbiamo proposto, eliminando quella parte di mozione che in una qualche maniera invocava ristori per le fondazioni. Noi abbiamo creduto fosse fondamentale avere attenzione ai risparmiatori, ma soprattutto l'abbiamo votata perché quella mozione ha il merito di riaprire nella conoscenza dei marchigiani, direi nell'anima dei marchigiani, che purtroppo dal fallimento di Banca Marche, dal default di Banca Marche, hanno ricevuto danni incalcolabili, umani e evidentemente anche economici, di riaprire, dicevo, una discussione e far capire che non c'è stata fino in fondo una chiarezza, perché il salvataggio di Tercas recente a seguito di una sentenza dei tribunali europei riaprono una discussione e credo anche il dovere di informazione dei marchigiani sul fatto che purtroppo non si è fatto tutto in quel momento per poter salvare quella banca, e ce n'erano le condizioni perché questa sentenza oggi afferma questo fatto.